in una competizione di questo livello la prima partita è sempre una grande emozione per gli spettatori, per noi addetti ai lavori, ma soprattutto per i giocatori che difendono i colori del proprio paese. Signore e signori, iniziano gli europei. E l'attesa è finita. Con questo match si apre la fase a gironi del torneo. Ora sì che si fa sul serio. Come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Si comincia. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Voglio citare un giocatore che ha tutte le caratteristiche di un centravanti classico, Benteke. È un calciatore molto forte fisicamente a cui è difficile togliere il pallone, il classico terminale offensivo. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. El Shaarawy. Florenzi. Mertens. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Eder. Florenzi. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Shaarawy ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Alderweireld. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Florenzi. Thiago Motta. Chiellini. Florenzi. Chiellini. El Shaarawy. Thiago Motta. Eder. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo gli spazi. Mirayash. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Witzel. Mirayash. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Mirayash. Trova il canale sulla fascia. Palla Nainggolan. Thiago Motta cerca la profondità. Porta il pallone in avanti. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Beh, non hanno segnato, ma finalmente sono riusciti quantomeno a tirare in porta, è già qualcosa. Company. Nainggolan. Mertens.
prova la giocata nello spazio, può cercare il taglio in mezzo, cerca la profondità sulla fascia e guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Company, Vermaelen, primo tempo che finisce qui. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Comincia la seconda frazione di gara. L'Italia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. El Shaarawy, pallone alto nello spazio. Company, Nainggolan, Mertens, Witzel, Candreva, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. De Bruyne. Finora le squadre sono riuscite a neutralizzarsi a vicenda. Il pallone lo stanno facendo girare bene, sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Vertonghen, Mertens, siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Palla larga in profondità, occhio a cross. Vertonghen la gioca all'indietro. Witzel, grande intervento! È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Mertens sceglie tocco corto. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. El Shaarawy. Immobile. Cerca spazio. Da lì può segnare. Attenzione! Immobile! Immobile con una grande giocata. Segnare allo scadere è sempre una grande gioia. Portato la palla fino a dentro l'area di rigore, è stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro.
1-0 dunque. Ed è 1-0, ma c'è molto tempo, la partita è ancora aperta. Witzel. Miralles. Riceve un pallone interessante. Bonucci. Immobile. Florenzi. Immobile. El Shaarawy. El Shaarawy. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Nainggolan. Italia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Decide di sfruttare la fascia. Cerca lo spunto. Cerca il tiro. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Thiago Motta. Florenzi. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assistman. El Shaarawy. Prova il filtrante. Può colpire. Palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. Non potevano chiedere di meglio. Iniziare il torneo con una vittoria ti dà sicurezza e tranquillità in vista delle partite successive. Certo, devono continuare su questa strada.